Torna in campo questa sera alle 21 al Mokagata l'Alessandria, che affronta la Toves con l'obiettivo di muovere ulteriormente la classifica e allontanarsi dalle zone basse. I sardi però non hanno ancora subito gol in questo campionato, che affrontano da neopromossi ripescati. Che sia l'Alessandria a battere per la prima volta salvato, lo sperano in molti. Mister Rebuffi non dovrebbe apportare particolari modifiche alla formazione che ha battuto domenica il San Donato Tavarnelle. Intanto la società ha deciso di rafforzare l'attacco e si è affidata a Riccardo Martignago, classe 91, la scorsa stagione alla Binoleffe, già presente tra i grigi nella stagione 2019-2020. Cambiamo argomento. Quasi 500 podisti hanno partecipato all'edizione 2022 della mezza maratonina d'autunno a Novi Ligure e al trofeo Birra Pastovana. Era l'edizione del 50° anno di vita dell'atletica novese. All'evento hanno partecipato anche nomi importanti come Valeria Stranio, che ha conquistato la gara femminile col tempo di 1 ora 15 minuti e 36 secondi, piazzandosi al nono posto assoluto. Seconda posizione per Roberta Scabini, del runner oltre Po. Terza Gaia Gagliardi, del Brancaleone. Per la prova maschile è successo per Federico Maione con 1 ora 9 minuti e 28 secondi. L'atleta si era già fermato l'anno scorso. Secondo Flavio Ponzina del Brancaleone, terzo Ennio Frassetti dello Sport Project VCO. Il gruppo più numeroso è stato quello del Brancaleone Asti. Per il premio speciale per il 50° dell'Atletica Novese, proprio la società organizzatrice è risultata miglior team. Doppietta dell'Atletica Alessandria al trofeo Birra Pastovana di 8 km in campo maschile, mentre nel femminile si è imposta la società Zalai, gruppo più numeroso i maratoneti genovesi. Chiudiamo con la pallavolo, successo in Serie B per Acqui e Novi. Anche in casa della Cus Genova, la bollente Negrini Acqui Terme si è superata battendo i Ligui per 3-1. Rinviata la partita del team femminile, mentre il Novi ha conquistato 2 punti preziosi ad Alba, recuperando uno svantaggio iniziale di 2-0. In B2 femminile, buona affermazione a Torino dell'Euromax Mix Casale. Anche in Serie C, buona la prima al Palacima per l'Alessandria Volley contro l'Igor Volley. Successo esterno a Piossasco per le cantine Vasori Ovada. Si arrende il Valenza col Romagnano, in campo maschile prima vittoria per il Cepi Macchimo Acqui, nulla da fare per l'Ovada, in Serie D vincono le formazioni novese. Ma torniamo a parlare della bollente Acqui con le dichiarazioni di coach Rizzo. Siamo partiti forte il primo e poi loro hanno gestito bene la loro fase breakpoint e noi siamo andati un pochettino in affanno. Ci portiamo di buona a casa il risultato e la reazione del quarto set, perché poi perdendo il terzo siamo andati a vincere il quarto bene, quindi ci portiamo a casa di buono quello, insomma.